allora, 4 caffè neri, 2 latte macchiati, una cioccolata e 2 caffè macchiati. Ok, c'è bene. Tutto. È tutto chiaro o vuoi del tempo per fare pratica? No, grazie. 3 settimane a Bangkok ti rendono un'esperta. Davvero? Tu? Eri a Bangkok? Già. Ho comprato molti gioielli e presto sono rimasta senza soldi. E per non essere costretta ad ascoltare le critiche dell'amministratore dei miei beni, ho deciso di lavorare. Va bene, ho capito. Già, il caffè lo so servire, non ho bisogno di pratica. Ma anche questo è il compito dell'apprendista, servire il caffè a tutti i clienti. Sì, ma se facessi cadere qualcosa per sbaglio, oppure rovesciassi qualche bevanda, sarei subito licenziata. Su, adesso non essere precipitosa. Qui non fanno che continuare a ripetermi, non lo devi toccare, quello è molto fragile, non avvicinarti, sta attenta. Un po' di pazienza e ce la farai. Quella è la virtù degli sciocchi. La pazienza è la virtù dei forti. E ora, in marcia, il caffè si fredda. Sì, sì, ora vado. Ciao, capo. Ho qui le strategie di mercato di Annabel riguardo alla nostra linea della serie rosa canina. Allora? Anticiperemo Boseman? Teoricamente sì, ma... Ma? Il nostro catalogo doveva essere pronto da una settimana. Ora serve che tutti i prodotti siano pronti per dopodomani. Ce la fate? È una vera sfida, ma fattibile. Ciò significa parecchi straordinari, soprattutto domani che è festivo. Non fa niente. Comincio subito i disegni per il servizio da te. O avete altro da dire? No, no, cominci pure. Bene. Daniel, aspetta. Ho avuto come l'impressione che tra voi non vada tanto bene. Sono le difficoltà iniziali, tranquillo. Non dirmi ciò che vorrei sentirmi dire, Daniel. Puoi lavorarci in maniera costruttiva? Naturalmente. Posso farlo con lei come con ogni altro collega. Mi fa piacere. Credi che finiremo per oggi? I sensori di movimento in cortile sono a posto, li abbiamo installati a pranzo. Ciao, Jorg. Hai ricevuto la mia lettera? Sì. L'ho fatto per te, lo vuoi? Sai che non amo i dolci. Lo so che non dovrei intromettermi, ma forse sei troppo cattivo con Silke. Se vuole riavermi, deve impegnarsi, chiaro? Lo trovo ripugnante. Non è diverso da come ti ha trattato Patrizia l'altro giorno. Li ho visti ieri al Cozy One. Vorrei cambiare la situazione. Cosa devo fare? Non pensarci. Ci vedremo domani per allenarci. Quindi l'appuntamento fissato per domani resta? Bene. Ciao, ciao. Christa. Christa, sei davvero favolosa. Grazie. Ma purtroppo ora non posso stare con te. Di chi dovrei essere geloso? Ho un appuntamento con il signor Grafenberg e lui non sopporta i ritardi. Vuoi che ti accompagni? Da Lanzino? Con l'auto di servizio. Già, perché sei stupita? L'ultima volta che ti ho chiesto di accompagnarmi hai risposto che non potevi farlo perché l'auto era di servizio. Esatto. Oggi però ho deciso che se ti accompagno dal signor Grafenberg è per servizio. Grazie, Tobias. Mi fai proprio un grande favore. Ho tutto, andiamo. Bene. Mi dici cosa ti ha preso? Io non ti capisco. Secondo te come dovevo reagire, eh? Scusa, vuoi dirmi che problema c'è se Charlotte indossa dei vestiti tuoi? Sei stato tu a darglieli. Sì, e che c'è di male? Così mi fai capire che trovi giusto il suo comportamento. Certo che lo trovo giusto. È terribile che tu lo pensi. Ma perché è terribile? Crea soltanto confusione e si intromette nelle nostre vite.
Non nella mia vita. In quella di Colia. Lei lo renderà infelice, puoi starne certo. E tu come puoi saperlo? Colia mi ha detto che non è innamorato di lei, ma presto accadrà e allora lo farà soffrire. Ne sei convinta solo perché non riesci a concepire un rapporto senza amore? No, non ci riesco. Eccetto per Charlotte. Non lo ritengo possibile. Allora ti confesso una cosa. Io ho avuto diverse storie prima di conoscerti. E non c'è niente di male finché si è sempre sinceri. Quindi non preoccuparti per Colia. E ora non rimpiangi il fatto di non avere più quel tipo di storie? No, assolutamente. Ora ho te. E sono innamorato. Solo 2 giorni per completare il catalogo. E il lavoro con Daniel non va affatto bene. Perché Frederick gli ha detto che non eravamo al galà? Ho fatto la figura della bugiarda. Come può Daniel fidarsi di me sul lavoro? Dovrò dimostrargli che possiamo essere un'ottima squadra. Noi abbiamo trascorso un terzo della nostra relazione in macchina. Mi è sempre piaciuto stare insieme a te, isolata dal resto del mondo. Abbiamo passato dei bei momenti in auto. Oggi rischieremmo solo un colpo della strega. Un'utilitaria non dà spazio alla fantasia. O sì? Io sono ancora abbastanza agile. Ti andrebbe di mangiare con me più tardi? No, cenerai col signor Grafenberg. Peccato. Io non mangerò da Lanzino, perché pensavo che mi farebbe piacere. Lily e Nico sono a casa? No, credo che avremo la casa per noi. Il campo è libero? Sì, così pare. Non fare troppo tardi. Arigato. Arigato. Konnichiwa. Konnichiwa. Watachi wa soi sujines. Watachi wa soi sujines. Stupido. Charlotte! Perché non sei in azienda? Non puoi aver già finito per oggi. E allora? Che cosa significa? A me non serve a niente quello stupido apprendistato. Che se lo prendano da soli il caffè. Ma tu non puoi smettere l'apprendistato dopo mezza giornata. Non starei dicendo sul serio. Vorrei fare qualcosa di sensato. Chiedo troppo? Ma per fare qualcosa di sensato prima hai bisogno di imparare. Adesso che hai lasciato la scuola è essenziale che... A scuola insegnano sciocchezze. Come se fossi in grado di dare un giudizio. Certo che posso farlo. A scuola io ci sono andata anche per troppo tempo. Sai che potrai avere la tua eredità solo se prenderai il diploma. È una buona motivazione? Il mio orgoglio e la mia libertà valgono più di tutti i soldi che ci sono a questo mondo, chiaro? Oh, scusa. Non credevo che fossi così patetica. Cosa ne farai della tua vita? Non puoi proprio farmi la predica. Tu che cosa fai? Te ne stai qui tutto il giorno ad aspettare che Daniel torni a casa. Mi occupo dei nostri affari. Già, fai delle telefonate o magari scrivi qualche lettera. È elettrizzante. Quanti amministratori abbiamo? 3. E 2 economisti? Pensi che abbiano bisogno di te? Ho dei progetti concreti per prendere in mano la mia azienda.
e ti coinvolgerò nella faccenda. Lo dici per tranquillizzare la tua coscienza? Aspetta, non abbiamo ancora parlato di te. Charlotte, dove vai? Non ho ancora finito. Ma ho finito io, ora ho fame.